Ecco, benvenuti alla prima edizione di Bracchia in Musica. Ecco, questa rassegna è stata organizzata dalla parrocchia appunto di Bracchia, con il patrocinio del comune di Pistoia e della provincia di Pistoia. Innanzitutto volevo ringraziare la parrocchia che ci ospita. Padre Gordiano, questa sera non c'è perché è impegnato nella festa patronale di Varese. Voglio anche ringraziare i coniugi Picchi, che sono i motori, Fiorenza e Franco Picchi, che sono i motori di queste iniziative culturali, di cui noi facciamo una piccola parte nell'ambito di un ben più nutrito programma. Ringrazio anche per la collaborazione che sempre presta la signora Leida Guivarelli, che anche lei è instancabile promotrice di iniziative della parrocchia, anche nella quotidianità. Ecco, perché Musica Bracchia? Noi siamo qui da tanti anni, amiamo questi posti e ci sembrava che fosse molto bello e desiderabile poter sposare l'armonia che insita in queste belle montagne, questa natura è incontaminata con l'armonia dei suoni. Ecco, direi che questo è il principio che ci ha guidati sin dall'inizio, perché per i musicisti arrivare in un posto di questo genere è un po' come vedere raffigurati i suoni che risuonano in consonanza tra di loro. E poi abbiamo visto, l'anno scorso abbiamo fatto un piccolo esperimento d'agosto nel quale ho suonato anch'io, visto che c'è stata una buona risonanza, c'è cioè una buona presenza del pubblico, e quindi questo ci ha incoraggiato a proporre, dopo l'edizione zero dell'anno scorso, la prima edizione di Bracchia in Musica, anche perché vorremmo ricollegarci finalmente ad un passato di Bracchia, non solo come località turistica, sino qualche anno fa rinomatissima, ma anche con un passato musicale che vedeva realizzare le proprie potenzialità musicali di ben tre bande che appunto animavano tutte le ricorrenze civili e religiose di questo paese. Ecco, noi cominciamo quest'anno con tre appuntamenti. Questa sera abbiamo Morena Mestieri, flautista, e Carlo Mastropietro, chitarrista. Morena Mestieri viene da Ferrara e Carlo Mastropietro viene da Reggio Emilia. Ecco, ci conosciamo molto bene, siamo musicisti professionisti di altissimo livello, vincitori di concorsi nazionali e internazionali. Siamo colleghi al liceo musicale Bertolucci di Parma, dove anch'io insegno da diversi anni. E diciamo che la presenza di questa scuola all'interno della rassegna è abbastanza pronunciata, anche perché avremo il prossimo appuntamento il 12 di agosto con un quartetto di clarinetti composto da due insegnanti e due allievi del liceo musicale di Parma. Loro addirittura vengono tutti da Parma. Poi ci saremo noi per chiudere con un appuntamento con il pianoforte a quattro e a sei mani, che è un repertorio che praticamente non si ascolta quasi mai, perché in Italia è una pratica quasi sconosciuta. Ecco, il programma di questa sera prevede una prima parte, diciamo, più così classica, se vogliamo, e orientata anche ad una certa religiosità. Dopodiché, invece, la seconda parte sconfina nell'ambito del Novecento, di cui parlerà meglio il mio collega Carlo Mastropietro, ed è, diciamo così, una parte inanellata nell'ambito di neni e melodie musicali tratti dal repertorio popolare, soprattutto del Novecento. Ecco, io vi ringrazio della vostra partecipazione e vi chiederei di poter pubblicizzare questa rassegna attraverso il materiale che abbiamo predisposto all'ingresso, anche presso i vostri parenti e amici. Io direi, vi auguro buon ascolto, ringrazio Chiara Sirchi, dottoressa Chiara Sirchi, che fa parte della direzione artistica di questa rassegna. Come vedete, abbiamo realizzato una maglia appositamente come Bracchia in Musica. Se siete interessati, qualcuno ce l'abbiamo disponibile. Io vi auguro buon ascolto, accogliamo con un applauso Morena Mestieri e Carlo Mastropietro.
nel secolo scorso, cioè nel 1900. Iniziamo da un autore brasiliano molto famoso, Heitor Villa-Lobos, di cui eseguiamo due brani. Sono tipici, cioè di due facce di questo compositore. Il primo pezzo, la musica etnica brasiliana, ispirato alla musica amazzonica. Heitor Villa-Lobos ha fatto molte ricerche per quanto riguarda l'etnografia musicale, insomma. E sentirete che la chitarra in questo brano, più che essere una chitarra, è un tamburo, e il flauto prende delle sonorità per cui può sembrare un flauto quasi di legno, un flauto di mano, non so, uno strumento etnico. Invece il secondo brano è un altro dei volti di Villa-Lobos, che amava moltissimo la musica di Bach, e ha scritto tantissima musica ispirandosi a Bach, ma con un carattere totalmente brasiliano, sono le famose Bachianas Brasileiras. E questa è una delle più famose, la numero 5. Thank you.
tratta di un lavoro di Astor Piazzolla che si intitola La storia del tango, e noi faremo ascoltare tre brani su quattro che compongono questa suite, specie di suite. Il primo è un tango abbastanza allegro, vivace, il secondo invece è un tipico tango lento e il terzo è di nuovo un tango vivace. Conoscete, credo, tutti Astor Piazzolla, la sua musica, ecco, credo che potrete riconoscerla in tutte le sue caratteristiche, anche in questo brano, le percussioni, da lì un pezzo molto ritmico, insomma, ecco, riconoscerete.
Thank you.
Thank you.
suona una testata che sarebbe la parte superiore del flauto, questa, che è stata fusa appositamente da un costruttore di strumenti di Parigi su richiesta del nostro governo. Vicino al sole, un trono vicino al sole, un trono.